Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Mio Signore, vengo a te. Voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione completa e riconoscerti per tutti, mio Signore. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 32, 20 agosto 1912. Continuando il mio sempre amabile Gesù, appena si è fatto sentire, mi ha detto: Figlia mia, quanto mi dispiace vedere l'anima rannicchiata in se stessa, vederla operare da sola. Mentre standole vicino io la guardo e vedendola molte volte che non sa far bene ciò che fa, io sto aspettando che mi chiamasse e mi dicesse: io voglio fare questa cosa e non so farla. Vieni tu a farla insieme con me e tutto saprò far bene. Per esempio, voglio amare, vieni insieme con me ad amare. Voglio pregare, vieni tu a pregare insieme. Voglio fare questo sacrificio, vieni tu a darmi la forza, che io mi sento debole. E così di tutto il resto. Ed io, volentieri, con sommo mio piacere, mi presterei a tutto. Io sono come un maestro che, avendo dato il tema ad un suo alunno, gli sta vicino per vedere che fa il suo scolaro e l'alunno, non sapendolo far bene, si corruccia, si affanna, si turba, se occorre piange, ma non dice: maestro, insegnami come devo fare qui. Qual è la mortificazione del maestro vedendosi trattato dallo scolaro come un non nulla? Tale è la mia condizione. Poi ha soggiunto: si dice l'uomo propone e Dio dispone. Non appena l'anima si propone di fare un bene, di essere santa, io subito dispongo intorno a lei le cose che ci vogliono: luce, grazie, conoscenza di me, spogliamenti. E se non giungo con ciò a vie di mortificazione, niente le faccio mancare per darle la cosa che l'anima si è proposta. Ma oh, quante a vie di forza se ne escono da mezzo di questo lavorio che il mio amore ha tessuto loro d'intorno. Poche sono quelle che resistono e fanno compiere il mio lavoro. Capitolo 33, 28 agosto 1912.
Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il sempre mio amabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, le altre virtù, per quanto alte e sublime, fanno sempre distinguere la creatura e il creatore. Solo l'amore è quello che trasforma l'anima in Dio e la forma una cosa sola. Sicché il solo amore è quello che trionfa di tutte le imperfezioni umane, che consuma ciò che impedisce alla creatura di far passare l'anima a prendere vita divina in Dio. Ma però non si può dare vero amore se non riceve vita, alimento della mia volontà, sicché la mia volontà congiunta all'amore è quella che forma la vera trasformazione in me. E l'anima sta a continuo contatto della mia potenza e santità e di tutto ciò che io sono, perché si può dire che è un altro me. Tutto è prezioso, tutto è santità per quell'anima. Si può dire che il suo respiro, il contatto con la terra che calpesta è prezioso, è santo, perché non sono altro che effetti del mio volere. Poi ha soggiunto: oh, se tutti conoscessero il mio amore e il mio volere, finirebbero ad appoggiarsi a loro stessi e molto più agli altri. Gli appoggi umani finirebbero. Oh, quanto li troverebbero insignificanti, dolorosi, scomodi. Tutti si appoggerebbero solo al mio amore, che essendo purissimo, non contenendo materia, si troverebbero a loro bell'agio appoggiati in me e troverebbero gli effetti da loro voluti. Figlia mia, l'amore vuole trovare le anime sgombrate da tutto, altrimenti non può vestirle della veste dell'amore. Succederebbe come a quel tale che, volendo vestire un abito, quell'abito è ingombrato di dentro e quindi non se lo può stare, fa per uscire un braccio e trova l'ingombro, sicché il poveretto o deve rimetterlo o fare una cattiva figura. Così l'amore, quando lo vuole vestire di sé, se non trova l'anima sgombrata del tutto, amareggiato, si ritira. Capitolo 34, 31 agosto 1912. Pregando per una persona, il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, l'amore, simboleggiando il sole, succede come a quelle persone che, fino a tanto che tengono gli occhi bassi, la luce del sole scende blanda nei loro occhi, quindi possono fare benissimo le loro azioni. Ma se vogliono fissare gli occhi nel sole, specie se al meriggio, la vista resta bacinata e sono costretti ad abbassarli, altrimenti perderebbero l'attitudine delle loro azioni. E il peggio sarebbe per loro: al sole non farebbero nulla di danno, continuerebbe con la sua maestà il suo corso. Tale è, figlia mia, per chi ama davvero. L'amore per loro è più che solo maestoso, imponente. Le persone, se lo guardano da lontano, la luce dell'amore scende blanda nei loro occhi. Quindi possono progettare, tramare insidie, dirne male. Ma se si fanno per avvicinarlo, fissarlo, la luce dell'amore risplenderà nei loro occhi e finiranno con l'allontanarsi e con non pensarci più. E l'anima amante continuerà il suo corso senza neppure pensarci se la guardano o non la guardano, perché sa che l'amore la difenderà del tutto e la terrà al sicuro. Personalmente sono sempre più senza parole, perché a volte penso sarà il contesto della meditazione, quindi della preghiera profonda, che rileggendo questi brani in questo contesto e assumono tinte e luci assolutamente profonde, inedite, e precedentemente impensate. Quindi penso che sia davvero molto importante non solo la lettura degli scritti di cielo, ma proprio appunto la meditazione, e meditazione profonda. Quindi il tornare e proprio ruminare tante cose. Queste sono tutte quante meditazioni aperte, perché veramente, se uno volesse, proprio come quando uno mangia, proprio centellinare, sminuzzare fino ai minimi termini tutta quanta la massa nutrizionale energetica di questi brani, che diciamo così, ci vorrebbero tempi molto molto più lunghi, quindi processi metabolici molto molto più
ampi di una ventina di minuti di meditazione, insomma. Comunque, il primo capitolo è spettacolare. L'anima rannicchiata su se stessa. C'è anche un'immagine, no? C'è una posizione di quando si dorme rannicchiati, no? Ecco, che è proprio l'immagine di chi campa rannicchiato su se stesso. Cioè, fa tutto da solo. E attenzione, non sempre per superbia, d'accordo? Perché dice, ah, so fare tutto io, voglio fare tutto io. No, no, semplicemente perché fa tutto da solo, punto e basta. A volte per debolezza, a volte perché non ci pensa, per fragilità psicologiche. E questo è il punto dolens, perché non c'è un rapporto profondo con Gesù, anche qualora ci fosse vita devota. Che non è la stessa cosa avere vita devota e avere un rapporto profondo con Gesù. Io da sacerdote non posso non vedere, anche se ovviamente al tempo stesso non posso giudicare tanti comportamenti oggettivi, no? Partecipi, celebri una messa, vedi una persona che ha fatto la comunione, fatta la benedizione, scappa via. Io non posso giudicare, quindi spero che abbia un appuntamento urgente, quindi che vada in macchina e che faccia un bel colloquio, un po' di ringraziamento con Gesù in macchina, cosa che può succedere, a volte sciaguratamente succede anche a me, no? Perché pensare, insomma, che una persona di questo genere si porti a spasso Gesù così non è un giudizio, no? È un comportamento. Che significa? Significa che non lo ama, significa che non ha un rapporto profondo con lui. Non si vuole, forse probabilmente non se ne rende conto, no? Eppure ha fatto la comunione, pure è stata ammessa. Quindi, quanti è che operano da soli? Senza avere questa intimità con Gesù, senza dire, dice, io voglio fare tutto con te, basta che tu mi chiami. Dice, e io, tale è la mia condizione, sono mortificato dallo scolaro, incapace di fare le cose che sta, che si rende conto che non ce la fa, che non ci riesce, ma anziché chiedere aiuto, se ne rimane per conto suo, si corruccia, si affanna, si turba. Cioè, proviamo a vedere scorrere davanti ai nostri occhi qualche episodio della nostra vita o di persone magari a noi conosciute, no? Che fanno così, dove le persone si imbruniscono, si straniscono, si appunto corrucciano, si turbano. Perché magari non fanno bene qualcosa, non riescono a fare bene qualcosa, non si raccapezzano, non capiscono quello che bisogna fare nel momento presente, eccetera, no? Poi Gesù cita il grande proverbio: l'uomo propone, Dio dispone, mai sufficientemente meditato, cioè nella divina volontà si impara veramente in tutti gli eventi a vedere come se noi ci abbandoniamo. Lui ha già fatto tutto, cioè le cose succedono quando devono succedere, come devono succedere, nel momento esatto, non prima, non dopo. E tutto sta, ecco, entrare in quest'onda. Ecco, i De Sano hanno scritto una canzone che si chiama L'onda perfetta. Ecco, l'onda perfetta è l'onda della volontà di Dio. Un'immagine magnifica, no? Quando si sta al mare, ci stanno, io lo facevo quando ero bambino. Le onde, specialmente sono le onde alte, quando arriva l'onda, uno si mette sull'onda e si lascia portare, arriva dall'onda, fa tutto l'onda, noi dobbiamo semplicemente cogliere il momento opportuno per tuffarci quando l'onda passa, senza fare nessun tipo di operazione, nessun tipo di resistenza, né zero, tu devi semplicemente essere come un corpo morto e fa tutto l'onda. Veramente è così, solo che quasi nessuno ne fa esperienza. Qui Gesù cita l'esempio, dice, uno mi chiede che vuole diventare santo, che vuole fare il bene, ma io figurate, cioè, come potrebbe il Signore non ascoltare questa preghiera che è la prima cosa che ci ha insegnato di chiedergli? Sia santificato il tuo nome, non è che il nome di Dio deve diventare santo, che già ci è santo, lo diciamo durante la messa, che il nome di Dio è santo, santo, santo. Ma sia santificato il tuo nome in me, è la interpretazione di questa prima petizione, cioè che divento santo io, in adempimento dell'antica parola del Signore, no? Siate santi perché
come io sono santo, perché io sono santo, si legge già nell'Antico Testamento, la vocazione alla santità è la prima nostra vocazione di fondo, cioè perché chi non diventa santo ha fallito il progetto globale di vita, ha fallito il motivo della sua esistenza, la causa per cui Dio l'ha creata. Quindi è solo che diventa santo gliene porta quasi nessuno, no? Dice, ma se uno mi chiede di diventare santo, ma io faccio subito, mi metto subito a disposizione, capito? Arrivano subito luci, grazie, conoscenze di sé, spogliamenti, faccio piazza pulita. Ecco, e in questo senso sono anche da comprendere, da leggere tutte le mortificazioni che il Signore ci manda, dinanzi a cui le creature stanno sempre in atto di puntare i piedi, non si lasciano lavorare dalla grazia. Vedono tutto in maniera umana, mica capiscono che se uno ti fa uno sgarbo è il nostro Signore che ti sta umiliando un po' e scrostando un po' di superbia, no? Se la prendono a morte o chiedono come si permette quello, io ho ragione, io qua, io là, a destra e a sinistra. Gesù dice, e se avvie di mortificazione niente ne faccio mancare per darle la cosa che l'anima si è proposta, perché se vuoi diventare santo lascia che ti porti, io lo so, dice Gesù, che cosa significa essere santo, ti ci porto io a questa cosa, non ci puoi andare da solo. Niente, quante vie di forza se ne escono da questo mezzo, da mezzo di questo lavorio che il mio amore ha tessuto loro d'intorno, poche sono quelle che resistono e fanno compiere il mio lavoro. Non lasciamo lavorare il nostro Signore. Hai visto quando c'è qualcuno che vuole lavorare un po' in pace, no? Che ti viene l'idraulico dentro casa e ci sono alcune persone che dice, ah, ma metti una vite qua, fai questo, fai a un certo punto l'idraulico, dice, oh, mi fai fare l'idraulico a me, lasciami stare in grazia di Dio, torno quando ho finito, no? Quando si trovano persone un po' particolari, no? Ecco, ma il nostro Signore purtroppo rimane disoccupato, ecco, tocca fare qualche, se si può fare un po' di ironia sdrammatizzante, insomma, tocca fare qualche legge ad hoc, insomma, perché qui lui vorrebbe essere iperoccupato nel lavorare tutte quante le anime, e non lo fa niente quasi nessuno, quindi, povero nostro Signore, no? Ancora, lo spettacolare secondo capitolo, veramente straordinario, no? Su cosa ruota? Sulle uniche due cose che devono starci a cuore, l'amore e la divina volontà. La nostra preghiera dovrebbe essere solo questa: Signore mio, dammi il tuo amore e di vivere nella divina volontà, e tutto il resto fai quello che vuoi. Ma veramente però, non per scherzo. Perché se si hanno queste due cose, si ha tutto. Se tutti conoscessero il mio amore e il mio volere, finirebbero ad appoggiarsi a loro stesso, e molti di più agli altri, agli appoggi umani, finirebbero. Allora, qui Gesù prosegue il tema, no? E si capisce da qui. Allora, se tu non sei unito con la divina volontà e non vivi di amore con Gesù, cosa farai? L'amore lo vai a cercare da qualche parte, d'accordo? E la tua volontà abbandonata a te stessa si comincia a girare a destra e a sinistra per cercare qualcuno o qualcosa, e quindi cominciano gli appoggi a se stessi, abbiamo visto prima, le anime rannicchiate, oppure agli altri, molto di più, dice Gesù. Tutti gli esseri umani, tutti, si appoggiano a qualcosa o a qualcuno, cioè questa è proprio una legge, come dire, di fisica spirituale, potremmo chiamarla così, no? Come i nostri piedi, noi non possiamo camminare sollevati da terra, noi dobbiamo camminare con i piedi che si appoggiano per terra, e se i piedi non stanno appoggiati per terra, abbiamo il posto dove la schiena cambia nome, che sta seduto sulla sedia, d'accordo? Oppure stiamo stesi sul letto, comunque un punto d'appoggio ce lo dobbiamo per forza avere. La nostra anima è identica, cioè c'è un punto d'appoggio, d'accordo? Quel punto d'appoggio dovrebbe essere l'amore e la divina volontà, e basta. E invece così non è. E gli esiti di andare a cercare altri punti d'appoggio sono sotto gli occhi di tutti. Ecco perché Gesù chiede la spoliazione, l'essere sgombrati da tutti, per poterci vestire di queste vesti nobili. E io non posso mettermi un vestito, dice Gesù, se quel coso è tutto mezzo ingombrato da dentro, cioè se le maniche sono cucite, vado a mettermi la manica e non esce la mano perché dentro c'è un intoppo, d'accordo? O meglio, non mi posso mettere un vestito, se io ho un vestito, un
vestito da uomo, con i pantaloni e con la giacca, mica mi posso mettere un altro paio di pantaloni e un'altra giacca sopra quelli che già ho, quindi devo togliere prima quelli che c'avevo prima. Se no, immaginiamo insomma la goffaggine di un vestito, come dire, sovrapposto a un altro vestito, no? E anche qui le anime questo non se lo fanno fare. Non c'è amore che non riceva vita o alimento dalla divina volontà. Ecco perché il termine prossimo della nostra fusione è la divina volontà, perché la divina volontà è amore. E solo nella divina volontà si conosce l'amore di Dio, si fa esperienza dell'amore di Dio, si vive nel vortice dell'amore di Dio. E a sua volta solo l'amore è quello che trasforma l'anima in Dio e ne forma con lui una sola cosa. Perché l'unione si realizza, questo lo sappiamo anche noi esseri umani, attraverso l'amore. E allora quando ci trasformiamo in Gesù attraverso la divina volontà, quindi stiamo a continuo contatto, se viviamo in stato di unione con la divina volontà, con la potenza e la santità, tutto ciò che è Gesù, qui Gesù le spalle di nuovo grosse, tutto è prezioso, tutto è santità con quell'anima, il respiro di quell'anima, il contatto con la terra che calpesta, dice Gesù, è prezioso, è santo. Perché? Perché non sono altro che effetti del mio volere, perché l'anima che respira nella divina volontà non è la stessa cosa di un'anima che non respira nella divina volontà, diciamolo insomma, francamente, ecco, cosa succede esattamente? Ecco, sappiamo quello che uno respiro umano, un altro respiro divinizzato, poi cosa succede esattamente all'aria, tutto questo, insomma, lo sa nostro Signore, però certamente non è la stessa cosa. E ancora l'ultimo capitoletto, insomma, è davvero un po' triste doverci restringere in questi archi di tempi, ma poi lo Spirito Santo certamente ha molto da parlare nei nostri cuori, nel silenzio della nostra preghiera. E allora, qui è uno spettacolo, perché qui, attenzione, quando Gesù stavolta fa il paragone del sole, attenzione, qui non fa il paragone, cioè io sono il sole e chi guarda il sole è l'anima che mi ama, no, se abbiamo capito bene, qui il sole simboleggia l'amore, o meglio ancora, l'anima amante. Cioè non è il sole divino che è Gesù, qui è il piccolo sole, perché tale è, che è l'anima che vive nella divina volontà. Allora che cosa succede? Che le persone che gli stanno intorno, d'accordo? Un po' come il sole, se lo guardano da lontano, cioè noi ordinariamente non guardiamo il sole, dice Gesù, no? Però viviamo alla sua luce, d'accordo? Non possiamo fargli niente al sole perché sta splendendo, d'accordo? Però ordinariamente non lo guardiamo. Però insomma potremmo anche, per dire, no? Parlare male del sole, metterci all'ombra, chiuderci dentro, non so, una caverna per non volerlo sentire manco scritto al muro, no? Ma a lui personalmente che cosa possiamo fargli? Niente, se ti azzardi a fissarlo soltanto, ne resti abbagliato. Qui Gesù dice una grande cosa. Dice che l'anima amante, se le persone la guardano da lontano, la luce dell'amore che queste persone irraggiano, perché l'amore è irraggiante, è come il sole, è impossibile tenerlo nascosto. Un'anima innamorata di Gesù e di Maria, e un'anima che quindi sinceramente anche in forza di questo amore ama il prossimo, non è possibile che sia nascosta. Come dice Gesù, non può restare nascosto una città collocata sul monte, è impossibile. Cioè, ci si accorge, d'accordo? Allora, se lo guardi da lontano, possono progettare, tramare insidie, dirne male, tutte quante le maldicenze che si fanno, sono sempre state fatte nel corso della storia, calunnie a volte, no? Delle anime buone. Però qui basta ricordare alcuni particolari dell'ora della passione. Se si avvicinano e lo fissano, la luce dell'amore risplende nei loro occhi e quindi li abbaglierà
e finiranno o con l'allontanarsi o con non pensarci più. Nell'ora della passione, ricorderemo chi lo fa tutti i giorni, no? Le scene di quando vanno a torturare Gesù, e lo sguardo, proprio lo sguardo con cui Gesù li guarda, li disarma e li fa andare via. Dice, certo, poi commenta lui, se vengono altri a fare peggio di prima, no? Oppure i soldati durante gli scherni notturni che gli devono bendare il viso perché non potevano continuare dinanzi a quello sguardo. Non potevano, non è che non volevano, non potevano. La forza dell'amore li ha abbattuti. E così Gesù dice, o finiscono con l'allontanarsi o con non pensarci più, e l'anima amante continuerà il suo corso senza neppure pensarci. Quando un'anima ama di tutto quanto quello che gli accade intorno, di quello che le persone pensano, in bene o in male, la considerazione che ne viene fatta anche per le cose dette in bene, è del tutto relativa, minima. Perché la persona che ama non si preoccupa di quello che pensano gli uomini, di lei. Che il giudizio degli uomini è sempre sbagliato, sia in bene che in male. E fazioso, d'accordo? Generalmente, perché si basa su tanti fattori. È Dio che ci conosce perfettamente, che ci giudica perfettamente, ed è a Lui solo che dobbiamo piacere e rendere conto. Allora, quindi, io non ci penso nemmeno se mi guardano o non mi guardano, dice l'anima amante. E non mi preoccupo di nulla, cioè di quello che si agita intorno a me. Perché? Perché l'amore la difenderà del tutto e la terrà al sicuro. Nel Vangelo di San Giovanni questo si vede benissimo, no? Certo che potrebbe darsi che la Divina Volontà abbia, come dire, disposto per un'anima amante che muoia martire, d'accordo? E quindi arriverà l'ora del martirio, ma attenzione, arriva l'ora del martirio. Esattamente il momento in cui Dio vuole, quando il martire ha terminato di compiere tutto quello che la Divina Volontà voleva fargli compiere sulla terra. Nel Vangelo di Giovanni, cioè, di San Giovanni, è bellissimo, no? E tutto quanto il discorso che Gesù fa sull'ora. Non era ancora giunta la sua ora, non è ancora giunta la mia ora, non mi possono fare niente fino a quel momento. Cioè, se fosse scatenato tutto l'inferno, con tutti gli uomini più malvagi che esistevano, e fossero andati tutti contro Gesù prima dell'ora fissata, non gli avrebbero torto nemmeno un capello. All'ora fissata gli è stato consentito di farlo e Gesù, aderendo con l'obbedienza alla divina volontà, se l'è fatto fare. Se no, non gli facevano niente. La preghiera eucaristica numero 2, offrendosi liberamente alla sua passione. Nessuno me la toglie la vita, la offro da me stesso, dice Gesù nel Vangelo, perché sapeva che per la redenzione del mondo il Padre stesso aveva dato carta bianca ai demoni, agli uomini demoni, di scatenarsi e di far soffrire in tutti i modi possibili il suo figlio per il nostro bene. Gesù ha aderito e allora è successo. Ma prima di quel momento, chi l'ha toccata Gesù? Ci ha provato Erode il Grande durante quando era ancora ragazzino. E che è successo? Il nostro Signore ha avvisato San Giuseppe e se ne sono andati in Egitto. Non è successo niente, non è successo. Ecco anche la bellezza e la sicurezza che dà il vivere in questo amore e nell'arca santa del divin volere. L'amore alla Divina Volontà, o Santa Vergine Maria, e lasciarci lavorare in tutto e per tutto da Gesù e lasciarci disporre a questa grande fusione ininterrotta d'amore che trasformerà le nostre anime in Lui. Questo è un po' il senso di l'insegnamento di questa meditazione. Salvaci dal rannicchiamento su noi stessi, dall'appoggiarsi su noi stessi o dagli assoluti appoggi umani, perché chi vive così farà una vita orrida e di quello che è la bellezza della divina volontà e dell'amore divino non ne gusterà se non pallidissimi, quasi impercettibili e lontani riflessi, autocondannandosi ad una vita
grigia, meschina, piccola, mediocre, quando invece se volesse potrebbe fare davvero una vita da gran Signore. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.